Comore Bell, voi due restate qui al museo. Artemisio e Andrea, voi due andate al bosco girandola. Artemisio, tu gli farai da guida, ok? Forza, non indugiate oltre. Allora, tu devi essere Andrea, giusto? Guardami quando mi parli. Che dici, partiamo? Andiamo a stanare questi ladri. Whatever. Aspetta Andrea, tieni, porta questo con te. Me l'ha dato Zania, si chiama ricerca strumenti. Oh, grazie. Andrea tiene ricerca strumenti. La ricerca strumenti è un congegno utilissimo in grado di segnalare la presenza di strumenti nascosti. Quindi devo solo star qui a far la guardia al museo, vero? Ok. Anch'io! Anch'io! Hanno già rubato quello che volevano. Ok, pausa centro medico rapido, poi non lo so. Penso che continuo a registrare fino alla mezz'ora perché l'ho passata i 15 minuti da un pezzo. E là ragazzi, come va? Ho avuto un po' di problemi con l'episodio prima, nel senso che avevo impostato i comandi in un modo strano, nel senso avevo impostato Alt come il pulsante B. Ma a quanto pare Alt più X, che ho premuto per sbaglio, chiude la finestra. E quindi ho perso tutti i dati per quanto riguarda la battaglia di Aloe. Ma adesso l'ho risfidata fuori schermo, quindi sono di nuovo come prima perché ho usato lo stesso esatto metodo di prima. Quindi ho vinto con Mr. Norris, sono scappati, bla bla bla. E adesso siamo... stiamo per andare a inseguirli, per inseguire il Team Plasma. Ho insegnato Nemesi a Mr. Norris al posto di Focal Energia, gli ho dato una bacca arancia. E quindi ora vediamo cosa dice Artemisio. Da questo punto inizia il bosco girandola. Se si sono rifugiati da queste parti sarà difficile trovarli. Speriamo non troppo. E questa è una nuova area all'interno del bosco girandola. Ci sono Pokémon diversi, di solito non c'è questa musica da Team Plasma però. Dunque, per attraversare il bosco girandola ci sono due modi: prendere la strada dritta o seguire quella che si inoltra nel bosco. Io inseguo quei tipi procedendo per la strada dritta. Anche se non li troverò lungo il tragitto, gli bloccherò l'uscita. Tu invece passa di qua e accertati che non si siano nascosti dentro il bosco. La strada, anche se piena di allenatori, non è complicata. Segui il cammino e non sbaglierai. Coraggio, diamoci da fare per Aloe! Sono io che mi do da fare, tu non fai niente, io devo affrontare tutti questi allenatori. Anche due alla volta! Un due, segui ritmo, non fermarti. Un due. Prima di una lotta noi ci consultiamo, sempre sulle decisioni strategiche. Da, un due. Mei e mia. Si waddle. Due si waddle. Si waddle. Si ridicolo il nome, si waddle. Ok. Si vuole il coleottero erba, quindi potrebbe darmi un po' di problemi. Usiamo crescita. Nemesi. Ah! Ok, metà. Mi sta bene. Nemesi però ha pochi pp. Ouch! Vabbè, non mi ha fatto niente. Brutto colpo su chi? Aia, questo mi farà qualcosa. La statistica di attacco di entrambi i Pokémon fa schifo rispetto a quella normale. Ok, un Siwaddle KO. Tackle! Chi è che ha evitato? Ah, bene. Azione doppio calcio. Smack! Nice. Un due, che affiatamento incredibile. Un due, che affiatamento incredibile. Un due, bye bye. Ma lì c'è uno del Team Plasma. Sei proprio insistente.
ti darò subito una lezione, così vediamo se ti passa la voglia di seguirci. Non mi passa la voglia, perché anche se mi muoiono tutti i Pokémon posso comunque seguirvi, no? Se l'unico modo che usate per fermarmi sono altri Pokémon. Sandile. Peccato che io ho Excalibur. Fa niente, Morticerva è speciale, me ne può fregare di meno della tua prepotenza. Smack! Vai vai Sandile! Ok, tutto più due. Parassi seme! Vai al posto di... Ma direi avvolgibotta. Visto che è una mossa che toglie... Che infligge danni... È come avvolgibotta perché infligge danni costantemente. Però almeno recupero anch'io vita. Ma com'è possibile? Sei troppo giovane! Che sfacciataggine! Non si è mai troppo giovani. Peccato! Io non ho un bel niente da darti! Dovrei vedertela con i miei compagni! Bla bla bla, non ci metto molto con i miei compagni. Un oggetto! Scusa, stai cercando qualcosa? Il bagno? Non lo so! Sì, sto cercando quel dannato teschio, l'hai visto? Collabora! E ti risparmierò! Risparmierò te e il tuo piccolo gattino. Mi chiedo, uno che non abita nella mia stessa città, come fa a avere il suo primo Pokémon se non c'è un professore? Va fino a là? Oppure come lei? Non è il caso che ci metti i bastoni tra le ruote, bla bla bla. Perché... mi dispiace, io non ho niente che possa interessarti. Sei sicura? No, basta. Una ragazza come me non trasporta cose pesanti. Ti conviene andare a cercare i miei compagni? Oh, sì. Questo gioco non è maschilista per niente. Oggetti. Me volere oggetti. Io vedere tre oggetti. Uno nascosto e due no. Ok. Damn it! Ok, si Waddle, l'hai voluto tu. Sarai catturato seduta stante. Beh, non seduta stante, ti indebolirò un po' prima. Perché se le nostre strade si incrociano... E parlo a tutti voi Pokémon selvatici. Sappiate che entrerete nella mia Pokéball. Non ho comprato niente. Pokéball standard. Vabbè, ho 9 Megaball senza averne comprate, quindi... Credo. 1, 2, 3... Yes! Sibolo catturato! Ok, Seawaddle, Pokémon gran cucito. Quando nasce dall'uovo, Livenny gli fa un vestito e glielo fa indossare. Dorme coprendosi la testa con il cappuccio. Yes! Lo chiameremo... visto che ha un cappuccio... Così. Baby! Visto che è anche una femmina. Allora. Cerchiamo di prendere quell'oggetto senza interruzioni. Vieni Pete, anche tu. Anche tu ti metti sulla mia strada. Per diventare un maestro di whatever, di oggetti. Se non sbaglio hanno anche protezioni i Venipede qua attorno. Quindi saranno dei rompiscatole assurdi. Oh, come osi. Ti parassisemo. E se muori, vabbè. Magari la prossima playthrough però potrei usarti. Visto che mi piace parecchio Scolipede. Che un Pokéball! Uno, due, tre. Nice! Bene, Pete, che dato. Non ci sta.
Troppe sillabe. Venipede, Pokémon centipede. Centipede. Mordendo inietta un veleno potente. Anche i grandi Pokémon uccello o suoi predatori ne rimangono paralizzati. Mandare un soprannome? Certo. Ops, ho fatto B. Diamine. Ok, quello è il Venipede, di nome Venipede. Gran radice, ok. Utile. Damn it! Allora, oggetto segreto. Qualche parte lì sotto, eh. Damn it, un passo nell'erba! Voglio quegli strumenti. Ok. Super pozione, mi sta bene. Vedi cosa c'è. Altra erba che non mi piace. Qua, qua. Oh! Oh, qui non si passa. Allora è qua. Qua. Allora. Ah! Cottoni! Tu sei maledetto, Cottoni. Beh, ti catturerò e poi spiegherò alle care persone che mi seguono con molta pazienza come si usa il come si usa il cerca strumenti, anche se è molto semplice. Pratica, le due barre segnalano dove si trova lo strumento. E quando le due barre si uniscono e emette un suono strano, significa che l'oggetto è lì dove vi trovate voi. Cottoni, Pokémon Cotton Palla. Se viene attaccato, crea una nuvola di cotone per confondere il nemico. Poi ne approfitta per fuggire. Dare un soprannome? Sì. Potete tenere il dito sullo spazio, che ora non serve più a niente. Chiamerò Ariete. Perché sembra la testa di una pecora. Allora qua sotto. Ed è un mini fungo. Ok. Si fugge. Sì, si fuggirà. Ma por. Comprare un. Una. Come si dice? Una confezione famiglia di repellenti la prossima volta. Ok, lì c'è la roccia vicino alla quale potete far evolvere Eevee in Leafeon in bianco e nero. E qui c'è un allenatore! Un Pokémon Ranger. Io ogni giorno sono di pattuglia nel bosco girandola. Lottare qui è il mio forte. D'accordo, man. Spero che tu non abbia Pokémon d'erba. Air Dyer. Mi sta bene, devo recuperare un po' di energia. Quindi ti parassisemo se non ti dispiace. Pop, pop, pop. Ouch. Ouch. L'allenamento dei Pokémon è fatto anche di rischi, quindi Botticerba più Erbaiuto. Help me! No! Excalibur! Fuck you. Sarei sconfitto da Rosa. Il gatto che sconfigge un cane. No, probabilmente mi ammazza prima. Assistente! Anzi, ammazzati da solo, ti sta bene. Nessuno riceverà l'esperienza che non ha ricevuto Excalibur. Che smacco perdere proprio nel bosco. Excalibur! Un ranger ha sempre questo con sé, tieni. Cosa me ne faccio di una baccastagna? Excalibur è morto. Il bosco è vivo. È divertente per illustrarlo perché ogni giorno cambia un po'. Ma diamine! Ok, io sospendo qua l'episodio. Quando torno avremo curato Excalibur. Ci vendicheremo sul Team Plasma per nessuna ragione in particolare.